Buongiorno, siamo al terzo giorno di Fiera Cavalli qui a Verona, 125 anni di Fiera Cavalli, 7 mesi del nuovo questore della provincia di Verona, Roberto Maffucci. Buongiorno questore. Buongiorno, buongiorno a voi. E qui in Fiera Cavalli siamo allo stand ovviamente della Polizia di Stato, che è una grande amica dei cavalli, soprattutto cavalli di razza italiana, che collaborano con gli agenti della polizia nel lavoro di ordine pubblico. Sì, come diceva lei, sono orgogliosamente il questore di Verona da 7 mesi e da qualche giorno vivo l'atmosfera magica di Fiera Cavalli, in cui la Polizia di Stato ha portato i suoi cavalieri e i suoi cavalli migliori. Il reparto a cavallo della Polizia di Stato è un reparto di grande tradizione, ma che ha anche vocazioni operative importanti, del quale andiamo davvero molto orgogliosi. Oltretutto devo dire che proprio la Polizia di Stato usa due razze, delle quali una sa che è imparentata con un cavallo veronese. E questa è una bella notizia che non sapevo e ancora di più siamo orgogliosi di stare in questa città e di rappresentare la Polizia di Stato a Fiera Cavalli. Le dirò, non lo sa quasi nessuno, è praticamente un segreto, perché i cavalli lipizzani, nella linea di sangue dei cavalli lipizzani, c'è un cavallo sagramoso che era di un'importante famiglia di Verona. Come vedete siamo sempre a casa qui tra i cavalli e magari anche il comandante del centro di Legispoli ci potrà spiegare qualcosa. Io intanto la ringrazio, anche se però mi era rimasta una curiosità. I cavalli nell'ordine pubblico sono un aiuto, sono una cosa di rappresentanza? Che ruolo hanno per voi? Guardi, come li sentite, li percepite? Io mi permetto di parlare con cognizione di causa perché vengo da una famiglia contadina e i cavalli li abbiamo avuti sempre. E quindi ne conosco la straordinarietà, so quanto è importante il rapporto con il cavallo e ho imparato che il cavallo va rispettato sempre, anche negli impieghi operativi, che è un po' come dire, la caratteristica saliente del nostro reparto a cavallo, cioè di essere tra le persone sia nel pattugliamento dei parchi che nelle operazioni di ordine pubblico, ma sappiamo bene che nelle operazioni di ordine pubblico dobbiamo tenere conto della necessità di rispettare il grande carattere del cavallo e in mezzo alla folla bisogna essere molto prudenti, però i nostri cavalieri hanno grande esperienza, hanno grande capacità e addestramento e quindi quando li impieghiamo siamo tranquilli nel senso di ottenere dei buoni risultati. Poi oggi qui i cavalieri e i cavalli della Polizia di Stato che girano per la fiera e poi più tardi gireranno anche in città stanno facendo degli incontri importanti che sono i giovani. Vedo moltissimi ragazzi incuriositi dalle nostre pattuglie, dallo stand della Polizia di Stato che esprime anche la grande tradizione del reparto a cavallo e vedere giovani a fianco alla Polizia di Stato in un percorso di legalità condivisa è una cosa che mi riempie di gioia. E che i cavalli siano protagonisti di questo è sicuramente un valore aggiunto. Io la ringrazio perché ha toccato un tema molto importante, che è quello dell'educazione dei giovani, perché prima che punire è bello prevenire, insegnare, educare, dare un buon esempio. Direi che è fondamentale, io dico sempre e condivido questo pensiero con i miei collaboratori, arrestare una persona è un insuccesso sociale. E allora tutto quello che si può fare prima e tutto quello che si può mettere in campo in termini di prevenzione, soprattutto quando ci si rivolge ai giovani, è importante. Una cosa che a me piace dell'educazione che mi è stata data, che ho avuto la fortuna che mi hanno dato i miei genitori, è stato che mi hanno insegnato a considerare gli uomini in divisa come amici, come rifugio nei momenti di bisogno. E credo che voi, anche grazie ai cavalli e ai cani, che vedremo più tardi, riusciate in questa impresa. Quindi la ringrazio di aver toccato un tema così fondamentale. Guardi, il nostro motto è professionalità, cortesia e rigore, in cui la cortesia e la gentilezza credo che sia l'elemento più qualificante. Il poliziotto gentile che sa essere a fianco delle persone, che sa mettere in campo il rispetto, quello stesso rispetto che si deve al cavallo, anche quando abbiamo a che fare con persone che fanno cose al di fuori della legalità, credo che il rispetto e la gentilezza sia una grande forza e la Polizia di Stato ha nel suo DNA la gentilezza. Che funziona anche con i cavalli, per cui... e funziona anche con i cavalli, ma ci vuole anche un pizzico di rigore perché altrimenti esatto. Il cavallo prende la mano. Bisogna saper dosare, diciamo che è un allenamento quello. Bisogna saper rispettare perché il cavallo è molto più forte di noi. Esatto. Questore, la ringrazio moltissimo. Grazie a voi. È stato veramente grazie un a voi. Piacere. Buona fiera. Grazie anche a lei.
il comandante Leopoldo Tessa, che è il comandante del centro coordinamento gruppo cinofilo e gruppo a cavallo di Ladispoli, della Polizia di Stato. Comandante, come si fa ad addestrare un cavallo per i servizi di ordine pubblico? Buongiorno, come ha detto il signor Questore, il cavallo, l'impiego operativo in ordine pubblico implica un addestramento molto particolare, perché bisogna saper governare il quadrupede in delle situazioni che sono eccezionali. Non è il solito servizio quotidiano che effettuiamo, quindi i nostri animali vengono condizionati a tutte le situazioni particolari a cui possono essere sottoposti, a tutte le interferenze esterne a cui possono essere interessati. In questo ambito sono addestrati con mezzi particolari di impiego, in particolare vengono addestrati ad affrontare il fumo, il fuoco, in situazioni ancora più estreme con gli idranti o la presenza di rifiuti, gomme bruciate, quindi devono essere pronti a tutto veramente, perché devono rappresentare un elemento di certezza sia per i cittadini che andiamo a proteggere, sia per il cavaliere che è montato sopra, che seppur specializzato deve essere ulteriormente condizionato a queste situazioni che possono determinarsi in maniera improvvisa o imprevedibile. L'ultimo evento al quale hanno partecipato i cavalli per l'ordine pubblico, ci può fare un esempio così ci possiamo fare l'idea della difficoltà che hanno affrontato, perché tante volte non riusciamo a immaginare quali siano le situazioni. Proviamo a fare un esempio, ci dica dove sono stati utilizzati. Allora, a parte gli eventi particolari che ci hanno visto protagonisti dai G8, dai vertici FAO in Italia, quotidianamente e nei fine settimana i cavalli della Polizia di Stato vengono impiegati anche nei servizi di ordine pubblico negli stadi. E sappiamo cosa vuol dire. E sappiamo quello che vuol dire, e sono logicamente tutti i cavalli, in questo momento abbiamo cavalli di razza murgese, che sono stati preparati a questo precipuo scopo, e sia sulle squadre, sul territorio, nelle città più importanti in cui c'è presenza dei campionati di classifica superiore di Serie A, vengono impiegati tutte i sabati e domeniche o nelle occasioni particolari, e quindi non c'è un ultimo evento, l'evento è continuo per noi, come l'addestramento deve essere continuo. Esatto. E in questo senso ci tengo a precisare che sì, siamo un bel reparto anche di rappresentanza, avete visto questi giorni la nostra fanfara che esibisce al Galà, però soprattutto i nostri cavalli hanno un impiego operativo che è giornaliero presso i parchi più importanti delle città più grandi, dove sono presenti le nostre squadre a cavallo. E contestualmente vengono effettuati i servizi di ordine pubblico a richiesta delle autorità locali di pubblica sicurezza, che sono i questori. In una parola, la caratteristica, il tratto distintivo dei cavalli che usate, che lei ama di più, quello che proprio glieli rende indispensabili? Affidabilità sicuramente, e sicurezza per i cittadini, perché il nostro primo scopo deve essere quello, garantire la sicurezza di tutti, sia come Polizia di Stato sia nell'impiego dei quadrupedi. Grazie comandante, perché ci ha dato un quadro completo della situazione, ma so che oltre ai cavalli voi avete un altro affidabilissimo compagno di lavoro, del quale ci parlerà il dottor Raffaele Cherchi, prego, di Agris Sardegna, un pastore fonnese nella Polizia di Stato. Beh, insomma, siamo molto contenti, questa è una razza sarda. Venga qua. Che insomma inizia a prestare servizio presso la Polizia di Stato, un cane di razza sarda come il pastore fonnese, a cui noi
siamo molto legati e ci fa un enorme piacere. Io mi sono assentata, sono scesa da... Noi ci occupiamo di cavalli, però i cani sono dei compagni eccellenti, sia degli uomini di cavalli che dei cavalli stessi. E i pastori fondesi hanno delle qualità eccellenti da questo punto di vista. Ci sono molti pregiudizi sul fatto che questi siano dei cani particolarmente difficili, aggressivi. Lo vedo, è aggressivissimo. Credo che Balente dimostri che non è assolutamente così. Come per tutte le razze, anche per il pastore fondese, molto dipende dal suo rapporto con l'uomo, dall'addestramento e insomma dalla qualità della sua vita, soprattutto nelle fasi iniziali. Perfetto, io vi ringrazio tutti, lei, dottor Kerik, in modo speciale, perché ci ha parlato di questo cane meraviglioso. Grazie. Ringrazio il comandante Testa che ci ha reso possibile questo momento molto bello, anche il questore che in questo momento è lì, che riposa, vedo, con un altro piccolo amico. Ringrazio anche voi che siete stati con noi. A presto, vi parleremo ancora sia della Polizia di Stato che dei nostri reparti a cavallo e anche dei nostri amici cani.